metto del sale in acqua e poi agito. Ecco, io ottengo una miscela omogenea. Omogenea perché non riesco a distinguere i due componenti, cioè il sale dall'acqua. Ho ottenuto quella che si dice una soluzione salina. Adesso il pepe. Metto in quest'altro recipiente del pepe, sempre in acqua. Questa volta ho ottenuto una miscela eterogenea. Eterogenea perché riesco a distinguere i due componenti, il pepe dall'acqua. Anzi, anche ad occhio nudo, riesco a separare il pepe. Eccolo. Molto più complicato è separare i componenti della miscela eterogenea di un cemento che vedremo formare tra poco. In questa betoniera viene preparato il calcestruzzo. I quattro componenti di questa miscela sono acqua, cemento, sabbia e ghiaia. In relazione alle utilizzazioni, vengono miscelati quantitativi diversi dei componenti. I componenti sono facilmente riconoscibili anche dopo la presa. Miscugli formati da varie sostanze combinate fra loro si chiamano miscele eterogenee. Queste miscele eterogenee sono frequenti in natura, come per esempio nelle rocce sulfuree e nel granito. L'industria mineraria estrae moltissime miscele naturali. Questa miscela di minerale multicolore contiene del rame che può essere estratto con procedimento chimico detto flottazione. L'estrazione e la lavorazione di un metallo grezzo è conveniente soltanto se il metallo è abbondante nella composizione del minerale da cui si parte. Da 1000 kg di questo minerale si possono ricavare 200 kg di rame. Calcestruzzo e metalli sono esempi di miscele eterogenee solide. L'acqua del mare che vediamo frangersi a riva è un componente di una miscela eterogenea. Infatti, là dove l'acqua e l'aria si miscelano, si forma la schiuma. Ed è questo un esempio di miscela liquido-gassosa. Alla miscela acqua-aria si aggiungono poi frammenti di alghe e granelli di sabbia. Aumenta quindi il numero dei componenti della miscela eterogenea. La sabbia smossa si deposita sul fondo appena il mare si calma. Da un campione di liquido torbido, grazie alla filtrazione, si possono separare le minuscole particelle.
Dall'imbuto defluisce acqua limpida. La carta da filtro ha trattenuto pezzetti di solidi. Prendiamo due becher e versiamo nel primo un litro di acqua dolce del rubinetto e nel secondo un litro di acqua di mare filtrata. Dal momento che tutti e due i campioni di acqua sono limpidi, non sembrerebbero miscele. Il fatto si evidenzia solo dopo l'ebollizione dei campioni, che qui è seguita con ripresa accelerata. A destra, nel campione di acqua dolce, si separano ben presto sostanze poco solubili. Continuando l'ebollizione, si verifica che anche l'acqua marina è una miscela. Un litro di acqua marina deposita un residuo abbondante di sale, circa 30 grammi. La presenza del sale nella miscela limpida si può notare solamente dal sapore salato dell'acqua marina. L'acqua dolce lascia minori residui salini, detti incrostazioni. Con la semplice osservazione visiva non si sarebbe potuto dedurre che l'acqua del rubinetto è una miscela. La conferma si può avere solo osservando i residui dopo l'evaporazione dell'acqua. Acqua dolce e acqua marina sono esempi di miscele omogenee. Nelle miscele omogenee i componenti non sono distinguibili, a differenza delle miscele eterogenee. Dentro questo bicchiere c'è una miscela omogenea, è l'aria. Per poter vedere uno dei componenti di questa miscela bisogna raffreddare a temperature molto basse. L'ossigeno, ad esempio, diventa liquido a 183 gradi Celsius sotto lo zero. Nell'aria che ci circonda e che entra continuamente dentro i nostri polmoni non c'è solo l'ossigeno, ma c'è anche un altro gas inerte che conoscerete grazie a questi esperimenti. La composizione dell'aria è uguale in qualsiasi parte della Terra. Nelle zone industriali e nelle grandi città l'aria contiene sostanze di tipo diverso. Si tratta di gas e particelle solide disperse. L'aria inquinata ristagna sui centri industriali, specialmente in assenza di vento. Sono ben distinguibili lo strato superiore dell'aria, che contiene minor numero di particelle inquinanti, da quello inferiore. La qualità dell'aria nelle zone di grandi insediamenti e in quelle industriali è un problema molto importante. Anche questa lenta combustione
produce milioni di particelle fluttuanti visibili una per una al microscopio. Queste particelle vengono continuamente spinte di qua e di là, restando sospese anche quando sono minime le correnti d'aria. La purezza dell'aria è deteriorata in numerose situazioni. Per esempio, la combustione di legname negli incendi di boschi. O eventi geologici come eruzioni vulcaniche. Anche l'aria d'alta montagna, benché priva di corpuscoli inquinanti, è una miscela. Uno dei componenti di questa miscela è l'invisibile vapore acqueo, la cosiddetta umidità. Se aria calda umida si mette in movimento verso l'alto raffreddandosi, il vapore acqueo si condensa formando le nuvole. Anche se la condensazione di acqua precedentemente evaporata è spesso osservabile ad occhio nudo, la concentrazione di vapore acqueo nell'aria è minima. 100 litri di quest'aria, che pesa circa 130 grammi, contengono circa un grammo di vapore acqueo invisibile. Gli elementi fondamentali dell'aria non si condensano variando semplicemente la temperatura. Rimangono infatti nell'atmosfera allo stato gassoso. Dimostreremo quali sono i componenti principali dell'aria con esperimenti chimici utilizzando il fosforo. Il fosforo giallo è un elemento autocombustibile e velenoso. Piccole quantità di fosforo vengono conservate sotto acqua. Si impedisce così che il fosforo venga a contatto con l'aria. A temperatura appena superiore a 40 gradi Celsius, il fosforo fonde e brucia. I vapori di fosforo bruciando si trasformano in una massa solida, bianca e sottile. A combustione avvenuta, un grammo di fosforo produce più di 2 grammi di polvere bianca. Vi è un aumento di materia. La materia che il fosforo lega a sé quando brucia proviene dall'aria e ciò risulta più evidente se bruciamo una porzione di fosforo non all'aperto, ma in un recipiente chiuso e trasparente, nel quale il volume d'aria sia ben definito. Facciamo galleggiare una vaschetta di porcellana contenente fosforo in un recipiente pieno d'acqua. Copriamo con una campana di vetro. Il volume d'aria è definito dalla superficie dell'acqua e dalle pareti della campana di vetro. Il livello dell'acqua è uguale sia all'interno che all'esterno della campana. Ciò significa che la pressione dell'aria è uguale sia all'esterno che all'interno dell'ambiente di reazione. Quando il fosforo brucia, la pressione sotto la campana aumenta. La superficie dell'acqua all'interno della campana viene spinta in basso. Il fenomeno, però, è solo momentaneo. Ben presto, infatti, all'interno, per effetto della pressione dell'aria esterna, l'acqua non solo ritorna al livello precedente,
ma alla fine supererà questo livello. Man mano che il gas di combustione si raffredda, si verifica che una parte della porzione dell'aria prima disponibile si è consumata nel corso della combustione del fosforo. Da parte sua, l'acqua ha sciolto i residui della combustione. Prima di misurare la diminuzione del volume, facciamo in modo che la pressione all'interno della campana sia uguale a quella esterna. Con l'aggiunta d'acqua si possono eguagliare le pressioni quando la superficie dell'acqua dentro e fuori la campana è allo stesso livello. Nel corso del nostro esperimento è stata consumata solo una piccola parte del volume d'aria introdotta. La circostanza dipende dal fatto che la quantità di fosforo impiegato era troppo piccola? Ripetiamo allora l'esperimento con una quantità di fosforo 3 volte più abbondante. Notiamo che la combustione procede più velocemente e con maggior violenza. Non appena la temperatura è scesa ai valori iniziali, si provvede a equilibrare la pressione. Ora misuriamo la diminuzione di volume. Ecco il risultato. La diminuzione di volume non è diversa dal precedente esperimento. L'arresto della combustione del fosforo è dunque dovuta all'esaurimento dell'ossigeno. La combustione riprende non appena l'aria ricca di ossigeno raggiunge il fosforo, che ora può bruciare completamente. Dividendo il volume iniziale d'aria in 5 parti uguali, si dimostra che durante la combustione del fosforo viene consumata solo una parte del volume complessivo. Accurate analisi hanno dimostrato che il volume di gas residuo non contiene ossigeno e perciò l'aria è composta da 1/5, cioè il 20% del suo volume, di ossigeno. Gli altri 4/5, cioè l'80% del volume, sono composti da un gas che spegne le fiamme e non permette la respirazione degli esseri viventi. Questo gas si chiama azoto.
Come si può rappresentare la diminuzione di volume durante la combustione del fosforo? Queste sferette dovrebbero rappresentare le particelle della quantità d'aria presa in esame. 5 file da 6 sferette ciascuna, quindi in tutto 30 sferette. Nel campione d'aria in esame, le sferette si muovono e, grazie al loro continuo urtare contro le pareti, provocano una pressione, la pressione dell'aria. Nella parte inferiore del riquadro rappresentiamo con una bacchetta mobile la superficie dell'acqua. Durante la combustione, il fosforo consuma l'ossigeno dell'aria e 6 sfere vengono eliminate con conseguente diminuzione della pressione interna. Ciò fa sì che la pressione esterna al contenitore alzi il livello dell'acqua. Si dimostra che le 6 particelle eliminate, un quinto, occupavano un quinto del volume perduto. Poiché l'aria è una miscela che contiene 2 componenti principali molto diversi, segniamo le particelle di ossigeno con colore blu. In ogni volume d'aria le particelle di azoto sono maggiori di quelle dell'ossigeno. Si vede che il 20% delle particelle dell'aria sono di ossigeno. La quantità di volume occupato dipende perciò dal numero delle particelle e non dal differente tipo di particelle. Questa è l'immagine a noi abituale di una candela accesa. Solo una particella su 5 riesce ad avvicinarsi alla fiamma ed è una particella di ossigeno. Se la miscela chiamata aria viene sostituita da ossigeno puro, la candela si riaccende e brucia con vivacità in quanto lo stoppino è rimasto ancora acceso. La fiamma brucia più luminosa e più calda perché la grande quantità di particelle di ossigeno favoriscono la combustione. Ora immergiamo la candela accesa in atmosfera di azoto puro. Le molecole dell'azoto non sono in grado di mantenere accesa la candela. I nostri esperimenti hanno dimostrato che l'aria pura e priva di pulviscolo è una miscela omogenea che ha come componenti principali ossigeno e azoto. 100 litri d'aria contengono 78 litri di azoto e 21 litri di ossigeno. Il rimanente volume di circa un litro è costituito soprattutto dal gas raro argon. Inoltre, 100 litri d'aria contengono circa 30 centimetri cubici di anidride carbonica. Questi valori sono riferiti ad aria secca. Nella puntata avete visto diversi fenomeni scientifici legati alla chimica. Se volete approfondire tali argomenti, vi può venire in aiuto Mr. Floppy con il corso di chimica al computer realizzato dalla RAI in collaborazione con l'Italsiel. Il corso si sviluppa in 6 unità didattiche per un totale di 16 floppy disk. Il contenuto del corso tratta argomenti per studenti della scuola secondaria e superiore, ma può anche appassionare chi, avendo un personal computer con sistema operativo MS-DOS, volesse saperne di più della chimica utilizzando gli esperimenti dell'imprevedibile Mr. Floppy.